raccomando però, prima di rispondere guardateli bene, osservateli attentamente. Alle volte basta una cosa piccolissima, un segno particolare, una cicatrice per riconoscere uno di questi delinquenti. Comunque se è fra questi lo pizzichiamo subito, sono tutti schedati. No, no. Sicuri? No, no, sì, ricordo benissimo. Madonna, eccellentemente non è fra questi. Assolutamente non è fra questi. No, no, no. E allora? Non può essere stato che lui. Ma hai visto bene? Sì. Guardate qua. Ma certo, è lui. Sì, sì, è lui, lo riconosco. Faccia vedere, faccia vedere. Non c'è dubbio, è lui, inconfondibile. Calma, 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 ho capito. Il solito Toto Baby. A me ha vuotato la casa. A me ha truffato la canasta. A me ha rubato i gioielli. A me hanno rubato la balilla. E a me ha rubato la ruota di scorta. Questo Toto Baby è l'unica vergogna della nostra grande Italia proletaria e fascista. Avete ragione, eccellenza, ma è impossibile catturarlo. A voi cosa ha rubato? Gli stivali. Mentre dormivate? No, poco fa, alla sfilata in via dell'impero, mentre marciavo a passo romano. Permesso. Guardi un po' qui, signora. Ma sì, è questo, lo riconosco benissimo. Non c'è dubbio, l'altro è lui. Fate venire. Ma sì, è proprio lui, e questo è il suo compare. Il solito Toto Baby, eh? Mi ha truffato. Mi ha scippato il portafoglio. A me mi ha venduto dei pezzettini di raggio e biciclette, per pietrine e macchinette a 100 sigari. A lei? Ehi, a me, proprio a me, sì. Non poteva essere che Toto Baby... Questo Baby Toto ha rubato il medagliere di Quinta Armata. Dalla cassaforte? No, da bandiera, durante la rivista di generale Eisenhower. Voi dovete trovare! Una parola. Niente parola! O vuoi trovare questo Baby Toto, o noi ridare a Roma i tedeschi!